Sono nato nel 1876, sono un autodidatta. Una sincera ispirazione della natura e dei fatti umani e la ricerca in ogni opera di un contenuto espressivo che dicesse del buono, del nuovo e dell'utile e parlasse chiaro per la parte migliore del pubblico, il popolo. Questo è quanto ha sorretto e governato il mio operare per più di 40 anni. Cambellotti si è espresso praticamente in tutte le tecniche. Lui stesso non si definiva mai semplicemente attraverso un unico sostantivo. Propone un'arte nuova, un'arte moderna. Al centro della sua opera pone sempre la vita, pone sempre le vicende umane. E racconta se stesso, e racconta quello che lui vede e che vive. Prende queste suggestioni della vita reale e le trasforma in icone, in periture. Riesce a cogliere l'universalità. La scoperta di Duilio è una scoperta continua. La produzione è stata talmente ampia che ogni giorno è una nuova scoperta. Duilio Cambellotti ha segnato la storia dell'arte tra l'Otto e il Novecento. Artista infaticabile, si è espresso in tutti i campi e attraverso tutte le tecniche. Eppure a guidarlo è stata una sola urgenza: comunicare la bellezza al maggior numero di persone possibile. È stato grafico, illustratore, disegnatore, pittore, scultore, ceramista, scenografo, costumista, decoratore, arredatore, incisore. Un artista di respiro europeo, che ha sempre posto l'uomo e la natura al centro della sua ricerca.